Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75, voilà! Allora, questo qui è un video, mi sembra che si dica, oh, spero di non sbagliare, praticamente del mio abbigliamento. Aspettate che avevo messo le forcine, ma non le tolgo. Avevo messo le forcine nei capelli per dargli una forma al codino, vabbè, qualcosa di meglio è venuto. Comunque ragazze, dovrebbe essere praticamente come sono vestita, siccome mi piacciono tantissimo questi video, ho pensato di farne uno anch'io, è la prima volta che lo faccio, viene come viene, sapete che io li faccio così. Così ragazze, spero che vi piaccia questo video. Allora, vi devo forse abbassare leggermente, se voglio, ecco, forse così. Vediamo un po'. Spero che mi vedete in tutta la mia lunghezza e larghezza. Allora ragazze, questi qui sono dei bellissimi pantaloni, comodissimi ragazze. Ce li ho da una vita ragazze. Pensate che ce li ho da quando avevo 19 anni. Questo è il pantalone, come sta dietro, c'è uno spacchettino laterale e qui sul taschino ha un disegnino, io li trovo, sono a vita bassa, e niente, io li trovo bellissimi, bellissimi. Poi, questi pantaloni sono della Imperia, perché li avevo presi ancora quando lavoravo dalla signora. Poi invece la blusetta che mi vedete l'ho presa al Terranova, la si può tenere o su tutta, che scendono tutte e due le spalle, o se no uno la tiene solo una spalla che scende, decide lui. Io di solito la lascio che cada su tutte e due le spalle, presta poco, sotto il classico, uno di quei reggiseni, una barra sportivi per intenderci, che così va sempre bene. Ha questo piccolo scollo qui in mezzo al seno e questa cordicina col fiocchettino che si lega, bellissima. Al bordo ha l'elastichino. Io l'adoro, l'adoro tantissimo questa maglia. E niente, come scarpe, e adesso vi abbasso così vedete anche le scarpe. Eccole qua. Allora, sono dei sandaletti, vedete? E hanno il plateau davanti, che mi sembra che sia 3 centimetri. E dietro il tacco dovrebbe essere 8. Sono comodissime ragazze, cioè, ma anche una come me imbranata che ci cammina pochissimo sulle scarpe da tacco si trova benissimo, vedete? Proprio benissimo. Lo smalto che ho ai piedi è sempre un rosso aranciato. E come borsetta questa qui l'ho presa alla Carpisa, la si può mettere o così come borsettina a spalla, o se no solo portarla così. Io sapete che preferisco sempre la solita versione, che la metto così perché mi trovo stra bene e basta. Ha questa cordicina così troppo carina con i suoi due nodini, mi piace tantissimo, è semplice, poi sapete, nero, e voilà. Adesso vi alzo ragazze, buele. Il rossetto è lo stesso che c'è anche la Giulia, non mi ricordo mai come si chiama, Maybelline forse, ma non sono sicura. E matita agli occhi e mascara, niente di che, la mia solita collanina che lo sapete a rosario e basta, il codino così perché questo caldo almeno non tengo giù i capelli e basta ragazze. Spero che questo video vi è piaciuto, io mi sono divertita a farlo, spero che anche a voi piaccia, se vi piace ditemi che faccio altri e niente. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Se vi è piaciuto, pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù. Attivate la campanellina. Ciao ragazzi, grazie.